Senti, anche per te, Panitelli, un approccio buono, direi, al dubbio, no? Perché sei entrato, sei stato importante in quell'occasione autocross, dove c'è stato quel flip per clamoroso, insomma, un po' di rammarico, magari potevi subito imparare, no, qualcosa di importante nella prima partita. Però direi bene il tesoro. Sì, diciamo che ha avuto, secondo me, un impatto positivo, peccato per quell'azione che, secondo me, siamo stati molto sfortunati, perché se succede altre 100 volte, secondo me 99 facciamo gol, però è capitato così, però vabbè, guardiamo avanti e guardiamo la prossima partita. Certo, da questa esperienza aspetti di aumentare ulteriormente il tuo minutaggio? Magari questo modulo che magari utilizza Domizzi potrebbe calzare a pennello, no, per te maggiormente rispetto a quello usava l'anno scorso, per dire, di un altro a Pesaro? Sì, diciamo che in questi due anni a Pesaro hanno utilizzato comunque sia dei moduli sul 3-5-2. Io, essendo un esterno d'attacco, mi adattavo sempre come quinta a destra o a sinistra. Quindi diciamo che con questo nuovo modo, col 4-4-2 o comunque con 4-3-3, posso sfruttare appieno le mie caratteristiche e poter aumentare alla fine il minutaggio e c'è più partite possibili. Del fatto del modulo, la VIS, no? Ha fatto i tuoi primi approcci ai professionisti, se magari nella seconda stagione ti aspettavi qualcosina di più, no? Il tuo secondo anno in Benetti sono 10 spezzoni, nonostante poi l'anno prima hai iniziato già a giocare e hai fatto bene. Oltretutto poi l'anno scorso ha fatto anche dei gol decisivi. Sì, diciamo che l'anno scorso ho cominciato in maniera sfortunata perché ho avuto Covid e infortuni. Diciamo quindi che ho cominciato con una preparazione fisica rispetto agli altri molto rallentata. Poi l'ultima partita del mister Galderisi, sono andato, ho fatto un assist col Gubbio ed è stato esonerato. È arrivato il mister Di Donato, ogni mister ovviamente fa le sue scelte e tutto, io davo comunque il massimo e ho giocato comunque sia poco. Con le poche volte che sono entrato comunque ho dato il mio contributo, ho fatto comunque sia due gol e ho raggiunto la salvezza, quindi diciamo che la mia stagione calcistica non è l'anno scorso tutta da buttare. Prendo quello che è stato fatto di buono e spero comunque sia quest'anno di prendere continuità e giocare più spesso a livello di, comunque, di presenze e di minuti, e comunque la Fermana mi ha dato questa opportunità, quindi per me è un trampolino di lancio e spero di fare più partite possibile e dare il 100% per questa maglia. Attenzioni, è stato protagonista due stagioni fa, no? Nell'ultima partita prima è lockdown, no? Un Galderisi, entrasse a fine primo tempo, in quel Fermana 1, di Spesaro 1, voto in macella 7. Ho visto, l'ho incontrato oggi. Mi si in 7, partigiani 7, l'unico gol in 6.000 partite. No, però hai fatto molto bene. C'è un ricordo, ecco, di quella serata, di quella sfida? Allora, il mister Galderisi era la sua prima partita. Poi è stata l'ultima partita dopo il Covid. Diciamo che c'è stata l'espulsione con rigore. È stato espulso Gennaro, mi ha detto subito di scaldarmi, mi ha fatto entrare subito e mi ha detto di stare avanti. Siamo messi tutti all'arrembaggio per trovare comunque sia il pareggio. Alla fine mi ricordo che c'è stato un assist di Misin con colpo di testa di Marcheggiani. È stata una bella emozione perché comunque ci siamo salvati con quel gol, perché poi c'è stata la sospensione del Covid, quindi diciamo che siamo stati fortunati. Quindi per la Fermana è stata sfortunata. Però per me porto un bel ricordo perché è stata la mia prima salvezza nei professionisti, è arrivato in questo modo, diciamo in maniera inaspettata, mi ha fatto molto piacere. Ho dei ricordi di quella partita. Okay.